qualcuno aveva mormorato, ma io perciò ho preferito parlare. Che perché noi eravamo litigati. No, che addirittura voi la volevate farla convincere il condominio a cacciarla via dal. Di mandarla via. Ma era un progetto molto ambizioso per il modo di lavorare che io ho, perché io faccio questo buco nel vuoto, non so che cosa succederà. Quindi mi innamoro di una storia, di un personaggio, lo seguo con una troupe, con la pretesa che poi dovrà uscire una drammaturgia, lo spettatore si dovrà appassionare, insomma tutte le cose che servono a un film. E questa volta era un po' difficoltoso perché era voler intrecciare varie storie, creare una drammaturgia, trovare dei personaggi che fossero cinematografici. Insomma, la scommessa è riuscita, sono molto contento, ho avuto anche paura di questo film perché alzo sempre un po' l'asticella e quindi vabbè, quando riesce il salto sei contento, insomma questo. Queste erano tutte ville singole, ora stanno diventando condominio perché non ce la fanno a mantenere. Sento delle cose che credo che poi alla fine usciranno durante le riprese. Quando trovo un protagonista sento dentro di me anche che ci sarà qualche cosa, che succederà qualche cosa di straordinario. E poi al montaggio sono spietato, butto moltissimo materiale, ho questa idea che il film non deve annoiare, deve tenere il ritmo, si deve vedere, si deve sentire, insomma che per un lavoro fatto sporco, nel senso la macchina a spalla come sta lui per tante ore, insomma diventa anche faticoso. Però quello paga 210 per euro. No, a me non mi risulta 200. Ilaria, volevo vedere quanto paga la signora Vittoria per la casa, che non mi ricordo. 164,40. Prima pagava di meno. Poi c'è stato il cambio. Come se fosse un metodo, insomma, per me collaudato, su cui mi affido molto, credo. Ma io su questo, sai, io faccio questi film di documentario da 14 anni. Questi miei film hanno avuto anche, devo dire, tutti gli altri quattro capitoli, una fortuna di essere visti anche molto all'estero, vedere delle storie che possano anche sulla realtà far immedesimare la gente, farli ritrovare, avere un'adesione, farli coinvolgere. A me non è importante il formato, voglio dire. L'ha mandato pochi giorni a stare a Gesù. No, dici quant'è? Pava 149 e vedi quanto abbiamo scritto, con poco tratto. Il contratto. Questa cosa è partita pensando che fosse un documentario perché a loro servisse seguire i miei condomini, la mia attività e tutto quello che facevo, perché doveva essere inserito in qualche cosa che non mi era stato ben spiegato. Quindi non pensavo mai che invece io fossi un protagonista, che i miei collaboratori fossero protagonisti e tutti i miei condomini, cioè le riunioni, le persone che venivano allo studio, poi diventassero protagonisti di questa, di questo film. No, qua non bio. Cioè io questo è quello che voglio sapere. No. Sei incorporato dentro alle mura, l'acqua che ha piovuto per un anno intero a scorrere sempre. Poi voglio che stiamo studiando a Caorita. Ma anche Alfonso quanti figli di? Due. Vincenzo è stato una persona attenta perché non so come abbia fatto a fare il regista senza dirci una parola. Cioè lui non ha mai detto cosa dovessimo fare o cosa non dovessimo fare. A volte soltanto uno sguardo per dire continua su questo, bravo. Ma non più di tanto, devo dire. A volte ero io che chiedevo di fermarsi un attimo perché capivo che ci stavano riprendendo, perché magari dovevo fare qualcosa di mio personale che magari era meglio che non uscisse per te. L'anno scorso camminavano dei topi dal marciapiede. Onestamente, insomma. Signore, pensate che a Napoli teniamo 7 soccoli a testa. Facete voi punto. Avrete quanta zoccoli ci stanno? Ci siamo
abbastanza divertiti. All'inizio siamo stati un pochettino presi alla sprovvista perché non è una cosa che ci appartiene, però è stato tutto molto tranquillo, sì. A un certo punto non ci siamo proprio più accorti che loro stavano attorno a anche noi. Perché poi dovevamo lavorare, quindi... Bravo, infatti, eravamo talmente presi, papà naturalissimo continuava a farci le cazziate pur davanti alle persone e quindi alla fine è stato bello, divertente, non ci aspettavamo tutto questo. E poi a dire la verità, diciamo, Enzo ha trovato in noi delle persone normalissime, cioè noi abbiamo svolto il nostro lavoro tranquillamente, serenamente e lui è stato proprio felicissimo. Immagini perché poi morono sempre i condomini buoni, i fatti di condomini non morono mai.